Possiamo sentire anche il parere del mio co-caster. Cosa ne pensi del fatto che Kazuya ti tocca una volta e sei morto? Penso che sia molto cringe. Vedi? Anche il giocatore di Kazuya vi dice che è molto cringe. Estremamente cringe. Ma è una meta dove Rob e Steve esistono, tutto è lecito. Sì, potete partire. Signori, switchiamo al gameplay. Let's do it. Losers top 8. Losers top 8. Best of 5. Già ti comincio a dire che sto matchup è bellissimo. È molto difficile. Per Dacant, ovviamente. Ovviamente, sai com'è. No, a parte il fatto che le combo su Dacant in generale fanno in maniera che non puoi fare un altro electric dopo il drag down air, perché Dacant si croucha, non so perché in italiano. Croucha, se sa coccola, se sa chiappo. Va a finire che le Zero to Death di questo personaggio sono molto difficili senza platform extension. Quindi FD, Town e Chaos, dir la verità. Ma LOL, lo prende con una mossa ed è morto. Fortissimo. Perfetto. Allora, come stavo dicendo, le matchup chart con questo personaggio non servono a un belino. Esatto, quindi... cioè, questo personaggio perde tutti i matchup finché non li vince, cioè, giusto. Così che funziona. Bella la spike ha provato a fare Andre lì. Ora basterebbe continuare su questo live in maniera soffocante. Gioca... Eccolo qui. Eccolo lì, ed è 40%. Scusate le orecchie, spero di non aver ucciso troppo. Sì, è bravo. Sì, qui abbiamo Doki che fa distrazione esseri umani. Last smash. È stato un F smash così, a centro stage. Forse voleva essere qualcos'altro che non ho colto. Allora, ricapitolando, perché la situazione è nuovamente, non si può neanche dire even, perché... Aspetta, ho guardato un attimo via, adesso ci sono 2-2. Sì. No, ho il vantaggio di Spaceman. Il vantaggio di Spaceman. Mi spiace, ma io sono un po' biased, io voglio che questo gioco muoia. Per questo io tipo Kazuya. Quindi... Sei come Ban Steve, sei come Onin, che va con la tag. Io sono dell'opinione che se questi personaggi non verranno bannati, questo gioco non durerà molto. E quindi io sono dell'opinione... E sono dell'opinione che è meglio votare. La canna ha fatto cose strane. 40% 33 46. Ti piace come sto? Volevo dire, molto. No, puoi dirlo, cringe. però vediamo ora come lo piloterà Spaceman, se basterà a vincere contro la papera cane. Beh, sicuramente non è leggero, perché se è ancora in vita. Okay, il problema è le strappe di questo personaggio. Ci sono molte volte, appena lo mandi off stage o comunque lo mandi in disadvantage, lo mandi in juggle, vai in una situazione dove non puoi uscirne. Quello lì poteva essere off smash, poteva essere la fine della stock, ma non ha fatto off smash, che probabilmente non si è reso conto della possibilità. Sì, adesso quasi un even game. Ed ecco, un even morto. Let's go Kazuya Mishima. Dio mio, Kazuya Mishima tutta partorito. Sì, ma scusate, ora oserei dire che quello che ho osservato prima rimane comunque come regola, nel senso, in questo matchup è molto buono avere piattaforma sopra di te, così che tu puoi estendere con l'electric. Sì, sono pienamente d'accordo, si è visto come la sfruttate bene. Andrei! Non funziona il mouse di sto computer, ragazzi, mi spiace, non posso aggiornarvi. No. Vedi, a quanto pare il mouse non funziona, ci scusiamo per il disagio. Per il disagio, ma voi potete vedere anche la partita, quindi non importa. Ah, per questo quello per cui siete qua. Per solamente un match infinito, perché il punteggio non aumenterà mai. Ecco, secondo me questa stage è non fattibile. Però Raw Electric ha mesciato malissimo lì. E si è preso la pelle. E gli altri qui c'è fare fuori contesto. Sì. Non funziona. Ok, ora funziona. È tornato, il mouse è tornato. Era finito laggiù. Bene, mentre io vi aggiorno il... No, è messo due. Vabbè, 40% no. Free. Non so se hai presente il... Quasi morto. Alu. Andrei, mi sa che ho fatto cose strane. Ma contro Z? Dove sto? Vedi che c'è il coso rosso fuori. Ok, non importa. Torniamo al game e vediamo. Spaceman perde la prima stock, ma quel cane papera è più morto che morto. Ma secondo me è problema... solamente morto, non c'è una parte che sia viva. È molto importante che Spaceman prenda questa stock e se la prende. Ma cazzo, io non ho questi problemi. No, dicevo, è presente
lo staff del Wanted 4 che aggiornava i game prima che fossero finiti, sì, quando sì, cazzo sì, iniziava, oh, beh, questa Reflection Can... ha tentato la spike. Poteva essere brutale questa cosa. Non che sapevo Reflector... che la canta si potesse mi aspettavo... agire dopo la... Ah sì sì, è infamissima quella cosa. Un po' tipo Olimar, se lo fa fino in fondo non può, ma se lo interrompe prima... Sì. Il Refactor mi chiedevo a inizio game quanto sarebbe stato effettivamente una buona arma nelle mani di Spaceman, e per ora è sembrato abbastanza utile, nuovamente utile. Il problema è la lentezza, non tanto, oh, questa è una combo. Ah, però era un po' troppo lento, sì, sì, è esploso 5-6 volte. Ma giusto. Potremmo vedere un grosso... A zero? A zero! A zero? È morto a zero! Kazuya Mishima! Kazuya Mishima! Ma che cavolo! Guardatelo lì! Guardate lo sconforto dei nostri giocatori! Questo lo puoi mettere che è cambiato, però. Dio mio! Kazuya Mishima! Chiedono la posa a Kazuya Mishima, chiedono la posa. Se finisco il set. Se finisce il set, non lo finirà perché lo uccidiamo. No, siamo per la pace. Metti due. E te l'avevo detto che dovevo già mettere due. 2-0 per Spaceman, dopo il Reflector più figa. Ma perché io gioco Palutena quando potrei giocare questo personaggio? Mettete sul gruppo dei Kazuya, gli diremo. Dio mio. Ma cosa è successo? Ha riflettuto più di una volta? Sì, ma cioè, perché tra l'altro era già successo durante il game che riflettesse la Ken. E aveva fatto un 30%, non capisco lì cosa sia successo. In qualche modo ha riflesso fatto un doppio più di una rifletto. Volta, sì. Un doppio effetto. Assurdo. Grazie, se qualcuno in chat ci sa dire esattamente cos'è successo. Cioè, ok. Le ha deflettato sia Kanmen che la Ken. Aha. E per questo muore. Sì. Ha ragione. Ok. Vabbè. Se non sbaglio è successo anche con NFL, almeno mi ricordo che abbiamo stato una clip Andrew un po' di tempo fa, quindi c'è rimasto ecco nuovamente. Arriva la counter pick, allora, per cui non eravamo assolutamente preparati. Questo matchup non è per niente buono, però abbiamo detto la stessa cosa di Duckhunt e vale come tutti i personaggi di questo gioco. Sì, se quello era di prima era il matchup brutto, voglio sapere quali sono quelli belli. Morto a zero quel poraccio. Già. Eccovi qua una Rosalina. Si aggiorna a velocità. A Expo con la rosa di Rolli. È vivo. Non è vivo per niente, è morto. E la double dip. Però il fatto che questo matchup è doable. Ah sì, è tutto. Però in teoria se si giocasse, se Ando decidesse di giocare come si potrebbe giocare contro i fighting game character, sì, lui no, farebbe salto, non deve toccare. Oh my god. No. Bella di AI. Avrebbe dovuto fare air smash, avrebbe ucciso. Dici? Secondo me sì. Andre sta provando a fare combo, sì, ma questo vuol dire necessariamente Spaceman is running away with it. Essere troppo vicini a Kazuya per il proprio bene. Ok. Salta... Questo è perché il matchup non è fantastico. Regrab non viene punito, ma Down Smash lo porta fuori stage. Backer lì, bello pulito, sì. Backer, vive. Altro backer. C'è ancora il laser, potrebbe usarlo per stollarlo. Non ha il laser. Ho usato cose, ma la rosa sembra funzionare. Lume di LC. Lume è decisamente DLC. Ma va bene così. In un mondo dove DLC sono molto opprimenti, come si può appena vedere. Esatto. Sì, questo di DLC è veramente opprimente. La parola giusta. Cioè io ci gioco contro, non mi sembra neanche forte, però. No, infatti, non importa che a caso sia debole. Quello che importa è che giocarci contro è cringe. Li ha ma provato. Assolutamente ciò non leva il fatto. Ma cos'è sta cosa? Cos'era quella mossa? Ha preso il get up. Ciò non toglie però che Spaceman sta giocando fantasticamente, a dire la verità. Senza neanche toglierlo. Per quanto sia Kazuya sia quello che è, sta giocando veramente bene. Sì, decisamente. Potrebbe essere. Ah, non ha fatto il salto sul secondo Nair, credo. Nella mia poca esperienza di Kazuya. Credo che lì. Bastullato per uscire. Bravo Spaceman qui a evitare tutte. Potrebbe essere hit. Potrebbe essere la fine? No, perché ne eravamo andati in tumble. Ma scusi, era vantaggio di due stock piene. Appena Spaceman tocca per terra potrebbe essere la fine a qualsiasi secondo.
Ecco che un luma rosso si frappone. È lì, eccolo lì. Cosa si frappone alla super arma? 3 a 0 per Spaceman contro Andre, eliminando Andre dal torneo e Spaceman avanzando al top 5. Io annuncio il mio ritiro definitivo da questo gioco. Vedi Caster più player, fa la posa. Ah, Caster più player, Caster più player. Arriva la posa, arriva la posa. Aspetta, aspetta, ritorno. Ma la sua va un pochino più in giù con le ginocchia. Un pochino più in giù con le ginocchia. Mi stanno chiedendo cose impossibili. Cringe time. Vai, vai, vai. Un pochino più a sinistra. Un pochino più a sinistra. Un pochino di più. È bellissimo, è pienamente coperto dalle nostre facce. Non è ancora più epico così. Okay. Kazuya Mishiba. Pulita lì prima che muoiano tutti. Kazuya Mishiba.